Cari telespettatori, buongiorno. Vi stiamo trasmettendo in diretta le immagini da Castelfidardo, in provincia di Ancona, dove è arrivato il senatore e leader della Lega Matteo Salvini per incontrare gli eletti del partito alle elezioni regionali. Dopo i saluti istituzionali si è dedicato alla stampa, i giornalisti lo stavano attendendo all'ingresso dell'Hotel Class. Tra i primi ad arrivare il fanese Mirko Carloni, seguito anche dall'altro consigliere fanese eletto Luca Serfilippi, presenti vari esponenti e simpatizzanti del partito e un forte dispiegamento di forze dell'ordine per garantire la sicurezza con unità cinofile che hanno tra l'altro ispezionato la stampa. Ci eravamo collegati 15 minuti fa per l'inizio della conferenza, poi Salvini ha chiesto di attendere Francesco Acquaroli, neo governatore, che dovrebbe essere arrivato proprio in questo istante. E quindi hanno deciso di cambiare un attimo aula con candidati ed eletti per una riunione. Abbiamo avuto modo di intervistare Salvini che ha confermato questo, ha parlato di questo risultato storico per le Marche, bocche cucite ancora sulla possibile giunta, sui nomi e sulle richieste da parte della Lega. Nelle Marche per la prima volta in 50 anni ha vinto il centrodestra con la Lega primo partito della coalizione, secondo partito a livello regionale dopo il Partito Democratico. Gli eletti che sono presenti questa mattina nelle fila della Lega, Mirko Carloni e Serfilippi, dicevamo, per Pesaro Urbino, Chiara Biondi, Mirko Bilò per Ancona, Filippo Saltamartini, Renzo Marinelli per Macerata, Mauro Lucertini per Fermo, infine Andrea Maria Antonini per Ascoli Piceno. Oggi speravamo di avere una svolta sul fronte della composizione della giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli. C'è attesa infatti di conoscere la rosa di nomi che la Lega presenterà al mio governatore, ma pare comunque che sulla sanità e sull'agricoltura i leghisti non intendano arretrare e rivendicano due assessorati importanti, pesanti appunto. Una di queste deleghe potrebbe essere assegnata al fanese Mirko Carloni, il più votato del partito nelle Marche. Francesco Acquaroli ha deciso di prendere comunque tempo per riflettere sui nomi in questi giorni, per le trattative sulla composizione della giunta. Si attendono comunque anche gli accordi tra i leader politici, in particolare Salvini e Giorgia Meloni. A livello provinciale invece, nella provincia di Pesaro Urbino, si discute sul rinnovo della segreteria, visto che Mei e Doglioni pare che non vogliano ricandidarsi. Tra l'altro questi due segretari di Pesaro Urbino e di Fano rispettivamente sono presenti questa mattina. Lega Provinciale, che ha ringraziato anche sulle pagine Facebook gli oltre 38.000 elettori che hanno portato il partito ad essere il primo in 26 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Tra questi Fano, Cartoceto, Fossombrone, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Caglia, Acqualagna, ma anche Mondolfo, Monteporzio, San Costanzo, Monbaroccio, Fermignano e Frontone. Per la Lega si fa, a proposito di papabili nomi, per la Lega si fa anche il nome di Filippo Saltamartini di Macerata, che si contende la delega alla sanità con altri personaggi, come ad esempio dicevamo Carloni, delega che Ceriscioli nell'ultima legislatura ha deciso di tenersi per sé, a differenza di quanto farà Acquaroli, lo abbiamo sentito nei giorni scorsi in una conferenza stampa, ieri l'altro, nel suo quartier generale. Il terzo assessore che potrebbe essere appunto della Lega è la fabrianese Chiara Biondi, anche lei l'unica donna in giunta probabilmente. Il regolamento infatti ritiene che l'unica presenza possa soddisfare le quote rosa, e quanto riferito da Acquaroli infatti non è escluso che una sola donna possa far parte dell'esecutivo sui vari assessorati previsti. Dicevamo Salvini, segretario federale della Lega, che sta per arrivare in questo hotel a Castelfidardo in provincia di Ancona. Alle ore 15 dovrebbe poi spostarsi a Macerata per incontrare il neo sindaco Sandro Parcaroli. Dicevamo che è presente, vediamo in questo momento all'ingresso anche il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti, anche lui abbiamo avuto modo di intervistarlo questa mattina, poi nel telegiornale delle 20.30 Occhi alla Notizia vi daremo conto di quanto dichiarato dal commissario. Il miglior risultato della Lega a livello nazionale, ha detto, pur non esprimendo il candidato presidente. Si sta tenendo costantemente in contatto con Salvini e quindi poi vedremo anche nelle prossime ore
quali saranno i risvolti. Dicevamo di Mirko Carloni e Luca Serfilippi. Carloni, che in questo momento è seduto in prima fila, è il più votato del partito di Salvini in tutte le circoscrizioni, primo tra gli eletti nella Lega con 6.827 voti. Ha preferito rimanere in silenzio in questi giorni per scaramanzia, ma attorno a lui ruotano ben due deleghe, quella della sanità e quella delle attività produttive, che è un suo cavallo di battaglia. Infatti in questi ultimi anni ha realizzato diversi documenti, in particolare sull'economia marchigiana. È anche docente all'Università di Urbino e spesso si è occupato del crack di Banca Marche. Qualcuno ipotizza anche il ruolo di presidente o di vicepresidente del Consiglio regionale, che è comunque la seconda carica più importante dopo quella di presidente della regione. Di certo punta sul cambiamento della regione stessa. Mirko Carloni è arrivato per primo questa mattina e abbiamo avuto modo di raccogliere anche le sue prime impressioni. Per la Lega dicevamo che si fa... andiamo con Luca Serfilippi. Serfilippi è eletto con 3.357 voti, sembra sia comunque intenzionato a mantenere il ruolo di consigliere comunale, infatti non ci sarebbe questa incompatibilità tra le due cariche. Questa scelta pare che sia condivisa anche con i vertici del partito, in caso contrario, ovvero se Luca Serfilippi decidesse di lasciare il Consiglio Comunale di Fano, il primo dei non eletti sarebbe Mario Alberto Rinaldi, quindi vediamo se Rinaldi riuscirà o meno ad entrare in Consiglio Comunale a Fano. Pronto a collaborare anche con Seri, ha dichiarato Luca Serfilippi, che vuole puntare sulla Fano Grosseto, sulla Fano Urbino, sulla variante di Gimarra, ma anche di come spendere questi famosi 20 milioni di euro della regione. Intanto i giornalisti si stanno spostando di nuovo all'ingresso di questa aula perché, dicevamo, sta tornando Matteo Salvini insieme a Francesco Acquaroli, candidato di Fratelli d'Italia, che è risultato eletto lunedì scorso, quindi neogovernatore della regione Marche. Vi dicevo che per la Lega, appunto, adesso per quanto riguarda la giunta si fa il nome di Filippo Saltamartini di Macerata, che ha ottenuto oltre 3.800 preferenze. Si parla anche di Chiara Biondi. Chiara è un avvocato di Fabriano, consigliere regionale della Lega, che ha ottenuto 1.989 preferenze ed è anche la prima nella circoscrizione di Ancona, quindi da Fabriano ha superato la costa, diciamo così. Cercheremo insomma di raccogliere anche queste impressioni, cercheremo di parlare con questi candidati che sono risultati eletti e che attendono ora delle conferme per entrare in giunta. E riscatto di un territorio, aveva dichiarato Chiara Biondi, che si è sentito abbandonato dalla politica di centro-sinistra. Sentiamo in questo momento gli applausi perché è appena entrato Francesco Acquaroli. Sta salutando alcuni esponenti del partito, fotografi che lo stanno accerchiando per immortalare questi momenti. Attendiamo che si sieda esattamente nel tavolo che vedete di fronte. Allora, penso che le domande sia al governatore che a me che a Riccardo le abbiate già fatte, quindi mi ha risposto su quasi tutto tranne che sulla campagna acquisti del Milan, però il resto l'abbiamo affrontato. Era mio dovere, ma soprattutto mio piacere, come sono uso fare, cominciare un giro di ringraziamento, a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte, però di tutte le regioni che hanno votato settimana scorsa. Ho ritenuto bello partire dalle Marche, che dopo decenni ha scelto il cambiamento, il rinnovamento, il futuro, un cambio di passo con Acquaroli, col centrodestra, con una bella squadra. Motivo di orgoglio che la Lega abbia 8 consiglieri in consiglio regionale, quindi questa è gioia, ma è anche tanta responsabilità. Poi Francesco, io oggi ho chiamato non solo gli eletti ma tutti i candidati, perché per quello che mi riguarda, per governare bene una terra straordinaria come le Marche, serviranno non alcune decine ma alcune centinaia di persone. L'appello è ai marchigiani che ci seguono tramite i colleghi giornalisti, che se vogliono dare una mano si facciano avanti,
perché c'è spazio per tutti, per coloro che vogliono dare una mano, anche per coloro che non hanno esperienze politiche, che però hanno esperienze di vita, di lavoro, di volontariato, di professionalità. C'è una bellissima terra con tante aspettative, come diceva il governatore, tante aspettative deluse negli anni passati. Io ero alla fiera della calzatura della pelletteria a Milano lunedì, dove c'erano tantissimi imprenditori marchigiani che chiedono quantomeno ascolto e coinvolgimento. Quindi come Lega prosegue la nostra opera di allargamento, di coinvolgimento, che è stata premiata col voto alle liste, e poi ci aspettano non 5 ma almeno 10 anni di impegno. E quindi ci sono alcuni ballottaggi. Domenica prossima so che donne e uomini della Lega saranno presenti a Senigallia, ad esempio, per simbolica per 1001 motivi. Non entro nel merito delle dinamiche della tempistica, le proclamazioni, i ricorsi, la giunta. Noi metteremo a disposizione della Regione Marche le donne e gli uomini migliori in base alle competenze. Non siamo al risico in base al quale voglio X, Y e Z. In base alle donne e agli uomini che i marchigiani hanno scelto, ci occuperemo di alcuni settori di cui si occupa la Regione. Però, ripeto, sono ben contento di essere partito stamattina presto da Roma. Diciamo che uno dei gap da colmare è quello infrastrutturale, perché fare impresa nelle Marche, fare agricoltura, fare artigianato nelle Marche è doppiamente difficile per le distanze, per le interruzioni, per i mille cantieri, per tutto quello che ne consegue. Bene ha fatto Acquaroli a partire dal terremoto. E lì secondo me il modello vincente è il modello che passa dai sindaci, il modello Genova. Non è quello il commissario, il subcommissario, il vicecommissario del nuovo commissario, ma è quello poteri, soldi, di progettazione, di apertura dei cantieri ai sindaci. Poi 99 fanno bene, uno sbaglia, amen. Quindi in bocca al lupo. Non so, Presidente, se vuoi aggiungere qualcosa, ti hanno già chiesto tutto i giornalisti, però qua sia gli eletti. Però per me i non eletti sono ugualmente responsabili ed eletti, quindi hai tutta la squadra della Lega a disposizione. Io ti ringrazio, volevo ringraziarvi perché l'ho ripetuto più volte in giorni, una grande capacità di fare sinergia, di stare insieme, raccontando a tutti i territori la capacità di immaginare una regione diversa, una regione che si fonda sul merito e sulla competenza, sulla partecipazione, una regione che non si chiude nell'ambito, nel periodo del centrodestra, ma sa entrare nelle questioni più importanti. Io vi ringrazio tutti e condivido anche il principio assolutamente degli eletti ma anche dei non eletti, perché la faccia ce l'abbiamo messa tutti, è giusto che il governo si faccia in maniera ampia e garantita e che ci sia un coinvolgimento anche delle persone che non hanno, per fortuna o per sfortuna, purtroppo i numeri sono quelli, noi vorremmo un consiglio regionale che avesse tutti eletti, questo non è possibile, però ecco, sicuramente ci prenderemo l'impegno e l'incarico politico e non solo, anche umano, di coinvolgere tutti quelli che hanno dato un contributo determinante, perché il concetto di squadra è un concetto assolutamente vincente che dobbiamo tenere in considerazione. Grazie per tutto quello che avete fatto. Basta, a questo punto, visto che dove si perde bisogna ragionare del perché si perde e migliorare, laddove si vince c'è il doppio della responsabilità, io ho chiesto come minimo obiettivo al coordinatore regionale nell'arco di un mese il raddoppio delle tessere della Lega nella Regione Marche, quindi vediamo. Una senza?